7 giugno. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. I Sadducei sono veri sofisti della parola. Prima affermano ciò che è falso e ciò che è vero non secondo la sana e pura rivelazione e neanche la tradizione di Israele. Poi adducono gli argomenti a sostegno delle loro affermazioni vere o false, ma senza alcun fondamento scritturistico. Noi sappiamo che nella più pura tradizione di Israele e nei suoi libri deuterocanonici la risurrezione è verità altamente testimoniata e fede del popolo di Dio. Sappiamo anche che l'immortalità dell'anima e la sua dimora presso Dio è verità essenziale dei Salmi, di molti altri libri canonici e non solo deuterocanonici. È vera fede in Israele non solo l'immortalità dell'anima, ma anche la risurrezione dei corpi. Per essi invece l'una e l'altra verità erano false. Partendo da questa loro falsa certezza, costruiscono tutto un castello inventato di falsità per ingannare i semplici e i piccoli, perché non si creda né nell'immortalità dell'anima e né nella risurrezione dei corpi. Questo è il loro stile e metodo di argomentazione. In verità dobbiamo confessare che l'arte e la pseudoscienza dei Sadducei non è per nulla morta. Oggi è questa arte e pseudoscienza che governa non solo il mondo profano, ma anche molti figli illustri della Chiesa. Prima si afferma ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che è amore e ciò che non è amore, ciò che è diritto e ciò che è diritto non è, ciò che è immorale e ciò che è morale, ciò che è Dio e ciò che è idolo, senza alcun riferimento né alla verità di ragione e né alla verità di fede, dogmatica o semplicemente rivelata, che fa parte della più pura, sana dottrina della Chiesa. E poi si costruisce la prova della verità e della falsità con un castello di menzogne e falsità che anche una cicogna, ascoltandole dal comignolo della casa sul quale ha costruito il suo nido, arrossendo di vergogna per le enormi falsità giunte ai suoi orecchi, se ne va, portando ogni cosa con sé, per non contaminarsi nella sua grande innocenza. Tanto grandi sono oggi le mostruosità adotte per dare parvenza di verità ad ogni idiozia. Vennero da lui alcuni Sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: «Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figlio, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli, il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza, e il terzo ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie?» Rispose loro Gesù: «Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: «Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore». Marco 12, 18, 27. Come Gesù smaschera un sofismo così assurdo e inesistente nella storia? Non partendo dalla risurrezione, ma dall'immortalità dell'anima. Quando Dio si rivela a Mosè nel deserto del Sinai, presso il monte Horeb, si annunzia come il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Non come il Dio che fu, ma come il Dio che è attualmente di Abramo, di Isacco e Giacobbe. Se oggi è il Dio di Abramo, oggi Abramo è vivo presso di lui. Ma poiché Dio non è solo il Dio dell'anima, ma di tutto l'uomo, la sana dottrina sulla risurrezione che vive nel popolo del Signore ed è attestata anche dai suoi testi sacri è vera. Gesù, sapientemente e intelligentemente, fa riferimento al libro dell'Esodo. Esso era considerato libro canonico anche dai Sadducei. Se è libro canonico, è libro di purissima verità. Così Gesù, dall'immortalità dell'anima con saggezza di verità, attesta la risurrezione dei corpi, fondata però esclusivamente
sull'onnipotenza di Dio. I Sadducei, dalla loro falsità sulla risurrezione dei corpi, distruggevano anche l'immortalità dell'anima. Per essi non c'è vita dopo la morte. La vita è solo quella che si vive sulla terra. Oggi un esercito di sofisti indisturbati sta distruggendo la vera fede e la sana dottrina. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, liberateci da sofismi e falsi profeti.